Tentato omicidio è con questa gravissima accusa che è finito in manette un 47enne aretino che avrebbe cercato di uccidere il fratello di 43 anni per poi abbandonarlo agonizzante sul ciglio della strada. I fatti risalgono allo scorso 23 novembre. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, tutto sarebbe accaduto per futili motivi mentre i due fratelli erano assieme in auto nei pressi dell'uscita della 4 corsie e 78 a San Zeno. Al volante il più grande che ad un certo punto avrebbe stoppato la marcia, costretto il passeggero a scendere e una volta estratto il coltello avrebbe iniziato a colpirlo. La vittima poi in una pozza di sangue era stata abbandonata qui in mezzo alla strada, aveva lesioni gravissime causate dalle coltellate, ma comunque era riuscita a farsi notare dalle poche auto di passaggio che avevano subito lanciato l'allarme. Sul posto i soccorritori dell'emergenza urgenza e la polizia di Stato. Il ferito era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo per poi essere trasferito al policlinico Le Scotte di Siena, dove ha lottato tra la vita e la morte. È stato infatti operato alla mano, una delle zone più colpite, nel tentativo di difendersi, anche se le ferite più preoccupanti erano al fianco vicino ad un rene. Solo dopo settimane il 43enne è tornato in forze per raccontare quanto accaduto agli investigatori, che dopo una rapida indagine hanno arrestato il 47enne con alcuni precedenti, che dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dal rapporto di parentela tra aggressore e vittima. Atteso per le prossime ore l'interrogatorio di garanzia di fronte al GIP, durante il quale l'uomo potrebbe raccontare la sua verità.